Siamo nell'anteprima della finale della Coppa Provincia Latina dal Palacarucci, quindi abbiamo qualche protagonista di questa stagione, sia per un girone sia per l'altro. Ci sta raggiungendo anche un altro artefice del campionato di Serie D, ma cominciamo forse dai primi o forse dagli ultimi, lo vedremo questa sera. Intanto abbiamo accanto a me il direttore generale Cristiano Martedo. Calcio Sezze, una vittoria arrivata non proprio sul filo di lana, questo non lo possiamo dire, già annunciata proprio dalla scorsa estate. L'avevamo detto, volevamo migliorare la posizione della scorsa stagione, quindi eravamo arrivati secondi, quindi abbiamo dichiarato già all'inizio che volevamo vincere il campionato. Ci siamo riusciti, ringraziando tutti i ragazzi per l'impegno. Eccoci qui. Ecco, un ringraziamento naturalmente va a tutti coloro che sono accanto a me, ma abbiamo molto velocemente, dobbiamo salutare tutti perché incombe proprio l'inizio di questa partita tra Città di Minturno Marina e il l'Eagles Aprilia, una squadra rappresentante per due gironi. Abbiamo uno degli estromessi proprio dall'Eagles Aprilia, il presidente Massimo Proietti dell'Elenettuno. Ve l'aspettavate oppure siete rimasti piuttosto delusi di questa estromissione? Diciamo siamo rimasti piuttosto delusi, anche perché nella partita meritavamo anche noi magari di passare il turno. Siamo stati poco fortunati nelle occasioni avute, non l'abbiamo saputo sfruttare e di conseguenza loro con un nostro errore, un'autorete sono riusciti a passare il turno. Merito comunque dell'Eagles Aprilia che ha anche fatto la sua partita, però potevamo anche starci noi oggi, però pazienza, ci rifaremo l'anno prossimo sicuramente. Grazie quindi a Massimo Proietti. Invece andiamo ad uno dei protagonisti, gestivi la squadra proprio all'esterno del campo, però quando ti facevi sentire la tua voce era piuttosto eloquente, quindi Atletico Rocca Massima insieme ad Emiliano Antici. Sì, diciamo è stata una buona annata, diciamo, complimenti al Sezze che ha vinto secondo me a mani basse, perché è una grandissimo il mister Spagnoletto secondo me a gestire una rosa di buoni giocatori per la categoria. È andato tutto liscio, ma comunque si sapeva dall'inizio che il campionato era per il secondo posto più che per il primo, diciamo. Quindi già ci fai capire tranquillamente a chiare note che l'anno prossimo Atletico Rocca Massima è una delle squadre da battere, velocemente. Se quest'anno abbiamo fatto quinti a tre punti alla seconda, siamo partiti anche in ritardo, un pensierino ce lo facciamo l'anno prossimo. Benissimo, Domenico Calanzariti, allenatore dell'Atletico Rocca Massima, velocemente, un pronostico questa sera per questa finale. Io tutto sommato conosco bene l'Eagles Aprilia, so che è una gran squadra, hanno le buone possibilità, come nome conosco anche il Minturno, probabilmente sono favori di loro, però mi aspetto una bella partita, sarà equilibrata, speriamo che ci faranno divertire stasera. Bene, naturalmente lo lasciamo andare, lo lasciamo accomodare, un pronostico rapidamente. Spero che vinca l'Aprilia, però secondo me il Minturno è superiore. Benissimo, grazie. Massimo, a te botta secca, risultato esatto. Risultato esatto? 3-2 per il Minturno. Cristiano? Vince il Minturno. Bene, grazie anche a Cristiano. E ci ha raggiunto anche un altro artefice del campionato di Serie D, il Girone B. Buonasera anche al tecnico Cardillo, alla guida del Minturno, antagonista di questa Città di Minturno, proprio in un paese dove due squadre si sono contese questa vittoria. Alla fine l'avete spuntata voi, 3 punti, ma un campionato strepitoso. Sì, sì, nel campionato abbiamo avuto una media punti di 2,76 che è altissima, 80 punti, miglior attacco, terza migliore difesa, siamo stati solo per tre sabati secondi in classifica, ma siamo stati sempre primi in classifica, quindi penso che sia stato più che meritato.